Novità dell'ultima ora in campo a Rigamonti di Brescia, dove De Biasi e Zeman mischiano le carte prima di un incontro delicatissimo, soprattutto per i padroni di casa, due punti soltanto nelle ultime 5 gare. L'allenatore delle rondinelle sposta Di Biagio a centrocampo e inserisce Mareco al centro della difesa nel 4-3-2-1, dove Del Vecchio trova subito spazio alle spalle di Caracciolo. Zeman, senza lo squalificato Božinov, alla fine sceglie Vucinic al centro dell'attacco, panchina per Bielanovic. Il Brescia si fa vedere timidamente in avanti nei primi minuti, al quinto gol annullato Del Vecchio per un fuorigioco piuttosto evidente. Passano 4 minuti e Caracciolo di testa sfiora il palo. Al 14° si vede per la prima volta in avanti il Lecce. Tiro è di Cassetti, ma è facile la parata del portiere bresciano Castellazzi. Passano pochi secondi, azione prolungata del Lecce e Pinardi di testa sfiora il palo alla sinistra del portiere bresciano. Lecce insiste, al 16° trova il gol, azione prolungata di Conan e Cassetti e alla fine il giocatore della Costa d'Avorio che di sinistro dal limite dell'area batte Castellazzi con un tiro di sinistro. Prima rete stagionale per l'attaccante classe 83, il nono giocatore giallorosso a segno in questo campionato. E rivediamo nel replay la grande giocata di Conan, che riceve poi nuovamente il pallone da Cassetti per il gol dell'1-0. Al 18° si fa vedere ancora Del Vecchio, ma l'ex romanista stringe troppo e la palla si perde sul fondo. Al 35° Guana si libera in uno spazio stretto e prova dal limite, Sicignano blocca a terra. Al 38° goffo intervento di Conan su Di Biagio, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Caracciolo, che però colpisce il palo. Passiamo con le immagini al secondo tempo, al 14° inserimento pericoloso di Diamutene, il suo colpo di testa è parato da Castellazzi. Al 22° al tiro Jadid, appena entrato per Mareco, ma il suo tiro ha poca fortuna. Il Brescia non riesce a farsi pericoloso, la conclusione di Di Biagio al 30° sembra il tiro della disperazione. A tempo scaduto Pinardi supera Di Biagio e prova il tiro che sfila alla destra di Castellazzi. È l'ultima azione della partita. Per il Lecce seconda vittoria consecutiva per 1-0. 12ª sconfitta in campionato per un Brescia a cui sembra mancare anche la determinazione per raggiungere una salvezza sempre più difficile.